Buonasera cari telespettatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento di Focus Sanità. Come sapete nel corso delle diverse puntate ci siamo occupati di Covid e di non solo ed effettivamente insomma quest'oggi ci ritroviamo in una fase Covid completamente diversa. Sembra che insomma ci sia una luce in fondo a questo tunnel, soprattutto grazie anche alla tecnologia. Ed ecco perché questa sera abbiamo l'onore e il piacere di parlare con il CEO Gianluca Passaretti di Improve Communication, una sorta di software, un'applicazione che effettivamente ha semplificato il processo di visita, soprattutto per quanto riguarda il triage, permettendo anche ai nostri ospedali, quelli campani, di poter tirare un sospiro di sollievo. Però ovviamente a parlarne con noi sarà proprio il dottor Passaretti. Buonasera dottore. Buonasera a voi e grazie per avermi invitato. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Come sa, come ne abbiamo parlato anche prima insomma, di questo appuntamento, l'obiettivo di Focus Sanità è quello di informare. Ma questa sera cercheremo principalmente di capire come la tecnologia possa venire incontro alle esigenze di tutti e nello specifico come questa tecnologia in particolar modo ha semplificato il processo insomma, di visita. Prima però di capire le procedure, la tecnologia, vorrei chiederle come, ma soprattutto da chi è nata Argo Digital Care. Argo Digital Care nasce grazie alla condivisione tra me, il mio staff, la mia co-founder, la dottoressa Roberta Bruno, e uno dei nostri partner tecnologici col quale collaboriamo e condividiamo spesso progetti di natura digitale nel comparto sanitario. Per quanto riguarda invece il progetto in sé, cosa mi può dire? Beh, il progetto nasce in pratica per un'esigenza che è quella stringente della pandemia. Si è presa un po' l'idea dell'assistenza domiciliare e la si è trasportata in quella che è l'area di interesse nell'ultimo anno e mezzo ormai, che è quello appunto del Covid-19. È un'idea che nasce anche dal fatto che in primis io ho avuto il Covid nel mese di ottobre-novembre, quindi c'è stata un'esperienza personale che mi ha poi portato a, proprio per quello che è capitato durante quel periodo, a far emergere questa idea. Diciamo che durante la mia degenza a casa, fortunatamente perché ho avuto grossi problemi, però c'è un po' un senso di abbandono perché era un periodo in cui in Campania in particolare era saltato il tracking, si parlava di migliaia di casi al giorno, quindi era complicato, davvero complicato per la sanità regionale stare dietro ad un'esplosione così grossa della pandemia. Quindi mi sono reso conto che effettivamente l'assistenza in domiciliare non esisteva, perché la rete, voglio dire, di medicina generale, dovendo stare dietro a troppe persone e soprattutto non potendo andare a casa del paziente, diventava veramente labile, e quindi da qui è nata l'idea di dare un supporto reale ai pazienti con Covid in assistenza domiciliare. La creazione del progetto ha previsto una serie di fasi, potrebbe indicarmele? Allora, come dicevo prima, abbiamo condiviso col nostro partner tecnologico questo software di teleassistenza domiciliare, che è un software molto più complesso, che racchiude in effetti molte più possibilità di quelle di nicchia, diciamo, correlate al Covid-19. Noi con questo software possiamo raccogliere davvero una serie di parametri molto, molto, molto numerosi e poter monitorare il paziente da casa sotto tanti punti di vista. Con il discorso della pandemia abbiamo nicchiato, se così vogliamo dire, questo software in 4-5 parametri fondamentali, che sono quelli che si misurano normalmente durante il Covid, e quindi abbiamo in pratica ridotto le potenzialità del software indirizzandolo solo per questa tipologia di pazienti. Noi forniamo al paziente che sta in assistenza domiciliare, gli forniamo un kit, che è il kit Targo, all'interno del quale si trova un device, un saturimetro fondamentalmente da poter applicare al dito, un saturimetro ovviamente professionale da poter applicare al dito. Questo saturimetro si collega automaticamente ad un software che lui scarica sul proprio smartphone. Questo software comunica con lo stesso software, con la stessa app, col medico di medicina generale, che riesce a vedere tutti i dati in tempo reale del paziente, quindi il livello di saturazione,
la frequenza cardiaca, la temperatura e tanti altri parametri che il paziente può anche aggiungere manualmente. Per cui il medico ha davanti a sé un grafico H24 dell'andamento del paziente. Questa è una malattia in cui l'andamento è anche molto, molto importante, quindi capire come sta andando il paziente è molto, molto importante per poter intervenire tempestivamente. Prima di procedere, insomma, con il lato tecnico, vorrei chiederle, ovviamente queste tipologie di progetti richiedono una serie di collaborazioni e in questo caso quali sono state le modalità, o meglio, come si è giunti a produrre effettivamente questo software, se così possiamo chiamarlo? Allora, gli attori principali sono stati noi ovviamente come ideatori del progetto e attività di logistica, il partner tecnologico col quale abbiamo condiviso il software, il servizio di logistica, perché comunque questo software va in maniera assolutamente anonima portato a casa di un paziente. Noi lo facciamo tramite il medico di medicina generale e abbiamo un servizio di poste private che prende questi saturimetri, li riporta indietro, li fa sanificare, li rimette, diciamo, in circolo qualora servissero di nuovo, e questo ovviamente crea un circolo virtuoso tra noi, il partner tecnologico con tutto il software, ovviamente agli annessi al software, e appunto il servizio di logistica che fa girare continuamente questi saturimetri fino all'esaurimento. Ovviamente noi abbiamo una dotazione di circa 500 saturimetri, e che girano appunto in quest'area che abbiamo selezionato come progetto pilota e che quindi vengono rimessi e riportati indietro. È un progetto che ha avuto, diciamo, ci è voluto un investimento e l'abbiamo avuto grazie al supporto di un grosso sponsor farmaceutico e che quindi, diciamo, ci ha dato la possibilità, credo molto in questo progetto, e ci ha dato la possibilità di poterlo far cominciare. E insomma, i pazienti ne hanno un beneficio non indifferente, almeno da quello che sono i feedback che ci arrivano tramite i medici che partecipano al progetto. A tal proposito ha parlato, insomma, dell'ambito medicale. Qual è la rosa di medici di cui effettivamente si può disporre tramite quest'app? Allora, il progetto, come le dicevo, è un progetto pilota, per cui è nato. Ecco, ci sono vari attori anche in questo caso. C'è un board infettivologico. E ci sono due direttori scientifici che sono il professor Ivan Gentile e il professor Nicola Coppola, che afferiscono uno l'ordinario di malattie infettive alla Federico II, l'altro ordinario di malattie infettive all'altra università che è la Vanvitelli. Dopodiché c'è un board infettivologico che fa capo a tutti i primari delle varie province della Campania, col quale è stato redatto, sono state redatte le linee guida che fanno capo delle linee guida nazionali, ma che si sono state aggiustate in qualche modo, in qualche misura, per il progetto. Linee guida che sono state condivise poi con gli 11 medici di medicina generale selezionati nell'area salernitana, che afferiscono alla FIMG Salerno, che sono a loro volta coordinati dal dottore Io Giusto, che è il segretario provinciale FIMG Salerno, e ai quali praticamente abbiamo affidato il compito di selezionare i propri selezionare, cioè prendere in carico i propri pazienti Covid, soprattutto quelli, insomma, che più necessitavano di questo sistema, e loro di volta in volta hanno inviato a questi pazienti il kit targo con dentro tutto il foglietto di istruzione via discorrendo, e appunto i pazienti hanno cominciato la teleassistenza domiciliare, la vera e propria teleassistenza domiciliare. Quindi, insomma, più o meno sono diversi attori, anche in questo caso. Sono 11, sono almeno una ventina di medici, tra infettivologi e medici di medicina generale. Quindi non si tratta soltanto di una tecnologia innovativa, bensì, come ha detto lei, è nata anche da una volontà di trattare, analizzare l'aspetto psicologico, vero? Assolutamente, assolutamente. Torno al discorso di prima. Io, quando ho vissuto la mia esperienza, ebbene, un po' il senso dell'abbandono c'era. Quindi, al di là proprio della valutazione clinica del paziente da parte del medico e di questo costante monitoraggio, c'è cioè un aspetto psicologico non indifferente da tenere presente. Si vive un po' il senso dell'abbandono, perché lei deve immaginare che si è a casa, non vicinissimo ai propri parenti, perché comunque magari si è confinato in una stanza, non sai bene come andrà a finire, perché purtroppo il Covid l'abbiamo visto. È una malattia un po' particolare, insomma, e
non sai come andrà a finire, e il tuo medico di medicina generale non può in qualche modo essere lì presente. Ecco, con Argo il medico di medicina generale è presente, anche se virtualmente tu sai che il medico ti sta assistendo, sai che il medico ti sta monitorando, ma ti sta monitorando su valori reali, quindi sui tuoi valori, sui tuoi parametri. E quindi questo è un sistema, faccio un piccolo inciso, un sistema che prevede qualora i livelli di saturazione, che sono il valore, il parametro principale da tenere in considerazione durante il Covid, scendono al di sotto di un valore che è stato stabilito appunto dal board infettivologico di cui parlavamo prima, ecco, arriva un alert sull'app del medico. Le venga presente il medico, non è che sta H24 attaccato all'app, ovviamente ha altri pazienti, per cui nel momento in cui il valore di saturazione di un determinato paziente X scende al di sotto di un determinato valore standard, arriva un alert, sia come notifica sulla app, sia come SMS, anche come mail, quindi sotto vari punti di vista, insomma, con tutti i canali possibili. E arriva questo alert e quindi il medico, in quel preciso istante, fa il cosiddetto teleconsulto. Video chiama sempre tramite l'app il paziente, cerca di capire come mai questo valore è sceso, se è il caso di intervenire. E è un sistema che nasce anche con la volontà di ospedalizzare laddove è necessario ospedalizzare, tranquillizzare e quindi lasciare a casa il paziente domiciliare laddove è il caso di poterlo lasciare ancora a casa. Trovandoci in epoca Covid, nonostante insomma ci sia questo barlume di speranza, come ho detto in principio, le innovazioni che si sviluppano in questo periodo sembrano essere proiettate tutte su questa linea. Quali sono però i casi effettivi in cui possiamo utilizzare Argo Digital Care? Allora, Argo Digital Care, come dicevo, è stato settato per i pazienti con Covid, anche se appunto il sistema che è stato messo a punto ha tantissime potenzialità, quindi i medici coinvolti nel progetto sanno che possono in qualsiasi momento con un loro paziente positivo mandargli il kit a casa. È ovvio che sul paziente magari asintomatico in una fase iniziale, voglio dire, evita, ma giusto per non sprecarsi una cartuccia. Nel momento in cui il paziente inizia a avere anche dei sintomi da pausa sintomatica, quindi sintomi blandi, ecco, già in quel caso noi consigliamo di mandare il kit a casa, proprio perché intervenire tempestivamente significa davvero poter dare la possibilità al paziente di potersi addirittura salvare in alcuni casi o evitare un'ospedalizzazione inutile. E quindi in quel caso, insomma, suggeriamo sempre ai medici che sono coinvolti nel progetto di mandare ai primi segnali il kit a casa. Vorrei soffermarmi sulle modalità, ovvero capire come funziona questa applicazione, come si fa effettivamente in pratica a entrare in contatto con il medico, quali sono i passaggi che precedono questa fase e quindi come il paziente può richiedere questo kit. Allora, il paziente che risulta essere positivo dopo tampone e inizia ad avere dei sintomi, come le dicevo, quindi a febbre, allora intanto manda un delegato, perché il paziente non può assolutamente uscire di casa, quindi il delegato si occuperà di recuperare il kit dal medico di medicina generale e riportarlo a casa del paziente. Una volta che il kit è stato recapitato a casa del paziente X, il paziente lo prende, apre questa busta, all'interno troverà appunto il device e un foglietto illustrativo, che è più o meno questo, tanto per intenderci, e lo faccio vedere, questo qui, dove troverà tutte le indicazioni su come abbinare il device, il saturimetro, all'applicazione. Quindi la prima cosa che farà sarà scaricare l'applicazione sul suo smartphone, e questo lo farà sia per un sistema iOS, un iPhone, che per un Android, lo può fare in tutti e due i casi. Scarica l'applicazione è stata studiata e settata, questo ci tengo a precisarlo, nella maniera più semplice possibile, perché ci rendiamo conto che i pazienti più fragili sono i pazienti più anziani. I pazienti più anziani sono quelli meno avvezzi alla tecnologia, quindi diventa un circolo vizioso. Pertanto, a parte le indicazioni scritte in maniera davvero semplice, nel momento in cui metti il device al dito, il device si accende automaticamente e nel 90% dei casi, nel momento in cui il Bluetooth del proprio smartphone è attivato, si abbina automaticamente allo smartphone. Difficilmente è capitato che ci siano stati pazienti che sempre per tramite del medico di medicina generale ci abbiano contattato, cioè ci ha contattato il medico dicendo: il mio paziente X non riesce a
In questo caso siamo intervenuti col medico dandogli tutte le spiegazioni del caso, perché magari è uno smartphone un po' vecchiotto oppure un software dello smartphone poco aggiornato, e quindi abbiamo dato tutte le indicazioni del caso, ma non abbiamo avuto mai problemi di nessuna natura, quindi è davvero molto semplice. Nel momento in cui, ripeto, il device è abbinato, misura. Le misurazioni di saturazione, di frequenza cardiaca vengono inviate in tempo reale al medico, che con la stessa app le legge. Il medico ovviamente ha, oltre a, diciamo, alle features che ha il paziente, ha anche altre opzioni, cioè quella di creare uno storico, di creare dei grafici, delle tabelle che automaticamente si costruiscono sull'applicazione, quindi le legge in tempo reale, quindi l'andamento del paziente. E nel frattempo può anche, come dire, programmare dei teleconsulti. Di solito loro programmano 2-3 teleconsulti a settimana, anche se le cose vanno bene. Oltre a quelli programmati, come le dicevo prima, nel momento in cui arriva l'alert del paziente, perché il valore di saturazione è sceso al di sotto di uno standard, e allora parte il teleconsulto immediato per cercare di capire, soprattutto spesso per tranquillizzare il paziente, perché poi il paziente vede da sé i valori scendono, ormai sono tutti diventati molto bravi, e quindi spesso serve solo per tranquillizzare. E sono valori che a volte possono fluttuare. Quindi il paziente si connette automaticamente e in quel caso c'è una sorta di alert che gli ricorda di doversi connettere, giusto? Allora, le visite programmate funzionano con questa app in questo modo. Allora, c'è un calendario di visite. Il paziente, col proprio medico di medicina generale, programma 3 teleconsulti durante la settimana, lunedì, mercoledì e venerdì alle 5 del pomeriggio, perché automaticamente arriva una notifica sulla app del medico che gli ricorda che c'è il teleconsulto col paziente X. Pertanto si aprono due canali a quell'ora e niente, diventa una videochiamata, una semplice videochiamata tramite questa applicazione. Diventa una videochiamata aperta, un po' come stiamo facendo adesso io e lei, solo che da un lato c'è lei che magari è il medico, da quest'altro lato c'è la questione del paziente, e in qualche modo il medico, insomma, ripeto, col Covid, a differenza di altre patologie dove tu hai necessità davvero di vedere il paziente, perché magari è una patologia di natura dermatologica anziché altro, in questo caso diventa un supporto più che altro psicologico, un counseling nel caso in cui il paziente dovesse essere ospedalizzato, o un counseling nel caso in cui il paziente dovesse essere semplicemente tranquillizzato. Ed è un aspetto psicologico che davvero fa la differenza e ha fatto la differenza durante il progetto ARMO. Sì, diciamo che insomma le tecniche relative ad una visita tradizionale in epoca Covid sono risultate molto difficili, anche per poter evitare, come abbiamo detto, che gli ospedali vadano in sofferenza. E rispetto ad una visita tradizionale, i sintomi sappiamo quali sono, soprattutto nel settore Covid, e una volta identificati immediatamente si snellisce anche il processo e si permette a coloro che magari hanno patologie più gravi di poter usufruire invece di una struttura, quindi in questo caso di un ospedale. Uno degli intenti era proprio questo, quello di cercare di evitare la corsa all'ospedale inutile, e invece di soprattutto intervenire tempestivamente, di evitare di andare troppo tardi in ospedale, perché andare quando c'è necessità in tempo utile, ecco, fa sì che anche tanti farmaci che secondo il protocollo vanno fatti tempestivamente in ospedale possano essere fatti nei tempi giusti. Arrivare tardi, spesso questo vale un po' per tutte le patologie, insomma, è già di per sé un danno. Fondamentalmente questo rapporto uno a uno concede anche la possibilità di volersi esprimere al meglio, di essere liberi di dire qualsiasi sintomatologia. Diciamo che anche un problema respiratorio dovuto al Covid molto spesso viene nascosto per paura, perché ovviamente insomma il camice bianco crea questa sorta di distacco. Però volevo farle una domanda tecnica più che altro, che riguarda l'organizzazione logistica, la dotazione tecnologica e l'organico a disposizione. In particolar modo in questo periodo Covid abbiamo visto e abbiamo parlato più e più volte della sofferenza del settore sanitario. Da questo punto di vista, crede che la tecnologia possa guidarci verso un effettivo potenziamento in questi campi? Allora, guarda, proprio la teleassistenza in medicina è, credo, da pochi mesi, penso dicembre 2020, è stata riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale. Questo è un grande passo avanti, e non a caso è stata riconosciuta durante la pandemia, perché è risultata utilissima proprio per le videovisite. Quindi io credo che sia un settore che nel futuro le aziende sanitarie, il sistema sanitario nazionale debba
assolutamente considerare e tenere presente e sviluppare. Certo, c'è necessità di dotazioni tecnologiche che attualmente il nostro sistema sanitario non ha dappertutto, e credo che questa sia la battaglia più difficile, la sfida più complessa, quella di riuscire in qualche modo a dotarsi di queste strumentazioni, di queste apparecchiature, ma spesso e volentieri di semplici software, e farli entrare nell'uso comune. Ci sono ambulatori medici per patologie che durante la pandemia non potevano essere raggiunti perché non si poteva stare in presenza. Ecco, anche in quel caso la teleassistenza medica ha aiutato tantissimo, perché lei immagina un ambulatorio di, non lo so, di patologia, le patologo da un lato, dall'altro lato il medico, dall'altro lato il paziente, che può tranquillamente, tramite un sistema del genere, inviare gli esami fatti esternamente al medico, il medico li può leggere e poi fare un consulto, così, non in presenza. Ma ciò, per esempio, durante la pandemia ha aiutato tantissimo, perché i pazienti non, in qualche modo dovevano fare la loro visita semestrale magari, e l'hanno potuta fare tramite la teleassistenza. Quindi un settore che io credo si svilupperà tantissimo in futuro. Ecco, ci auguriamo che il sistema sanitario punti in questo senso e ci dà una mano. Sinceramente lo spero, dottore, perché insomma la tecnologia, l'abbiamo detto più volte, rappresenta un limite, però in questo caso, soprattutto a causa dei contatti umani, insomma, ci ritroviamo in difficoltà, ecco. Guarda, a volte è semplicemente uno scoglio psicologico, perché ritorniamo al discorso di Argo, e io so, tramite medici, di vecchietti anche ottantenni che si sono messi lì con l'applicazione, insomma, si sono messi in stato limite e hanno inviato le misurazioni al medico. Quindi, ecco, nella necessità poi, quando la tecnologia è semplice, come nel caso di Argo, anche chi non è proprio avvezzo può tranquillamente fruirne. Sì, anche perché insomma, da come me l'ha descritta, si tratta di un'applicazione molto intuitiva e semplice abituarsi anche al meccanismo. Volevo chiederle più che altro un commento sull'integrazione effettiva che Argo Digital Care ha creato tra sistema ospedaliero, territorio e queste possibilità della telemedicina. Guardi, credo che proprio la vittoria più grande di Argo sia quella di aver dato un esempio di integrazione tra ospedale e territorio, perché ecco, durante la pandemia erano due unità, se così vuoi, due entità che comunicavano pochissimo, perché il medico di medicina generale, ecco, ovviamente non sono competenze mie, però per quel che ho visto in questo frangente è oberato di veramente tante cose, spesso burocratiche, riesce a fare proprio il medico. Dall'altro lato, voglio dire, i pazienti andavano da soli in ospedale perché avevano paura, quindi c'è stato veramente uno scollegamento tra l'ospedale e il territorio. Ecco, Argo è proprio un esempio di integrazione, perché è riuscito a connettere questi due mondi con una semplice applicazione, perché il bordo infettivo logico ha redatto le linee guida, ha comunicato con i medici di medicina generale, ne abbiamo fatto diverse riunioni di webinar, avendo appunto 20-25 clinici coinvolti, e da queste webinar ne sono venute fuori delle linee guida adeguate, un'informazione migliore al medico di medicina generale su come trattare il paziente Covid e su cosa fare. E quindi no, questa è stata davvero la nostra più grande vittoria, il collegare queste due entità. Volevo farle un'altra domanda, più che altro una curiosità che mi è venuta mentre discutevamo, insomma. Come è stato scelto il nome di questa applicazione? Vabbè, Argo per la figura mitologica più che altro, no? Perché ha tutti questi occhi, no? Insomma, conosciamo il mito di Argo. E quindi l'idea di avere sempre un occhio puntato in tutte le direzioni, poter appunto essere guardiani in qualche misura della patologia del proprio paziente, quando hai 100 pazienti devi avere 100 occhi, non potendoli avere, ecco, Argo ti dà in questo senso una mano, quindi ci sembrava il nome più azzeccato per questo tipo di applicativo. E infatti lo è stato. Sì, ecco perché insomma le facevo questa domanda, perché insomma è abbastanza interessante come storia. In ultimo volevo chiederle quali sono invece i progetti a medio e lungo termine. Allora, ne abbiamo tanti, ne abbiamo una società, che anzi due per l'esattezza, che si occupano dalla convegnistica dei medici
insomma, per la formazione ECM, ha attività di screening sul territorio, a progetti di sanità legati al mondo digitale come quello di Argo. Progetti stiamo seguendo molto già da un po' di anni, un'altra patologia che è l'epatite C, l'HCV. L'OMS ha chiesto di, in qualche modo, di eradicarla entro il 2030, alla luce del fatto che sono usciti fuori una serie di farmaci che fino a qualche tempo fa non c'erano, che riescono a eradicare il virus in poche settimane, e quindi stiamo cercando di collaborare sempre tramite degli sponsor farmaceutici per far venire fuori il sommerso, cioè pazienti che non sanno di essere positivi all'HCV perché è una malattia silente, purtroppo sono tantissimi, e farli andare, facilitare, diciamo, il loro percorso verso la terapia, che oggi, ripeto, è molto semplice, e lo stiamo facendo da un po' di anni con discreto successo su tutto il territorio nazionale. E quindi questo, diciamo, sarà il nostro obiettivo, oltre a quello di sviluppare sempre di più i progetti dell'assistenza medica, ma questo era scontato, ormai è un campo che ci siamo prefissati e vogliamo andare avanti in questo senso. Quindi è stato facile creare questa sorta di sinergia con l'ambiente, intendo l'ambiente sanitario? Allora, noi collaboriamo con il mondo medico da anni per tutte le cose che le dicevo prima, quindi conosciamo benissimo, insomma, il mondo medico. Certo, c'è sempre una burocrazia da dover sorpassare, superare, e quello, diciamo, è lo scoglio sempre più duro per qualsiasi cosa. No, con i medici no, insomma, sono molto spesso collaborativi, soprattutto se l'idea gli piace, soprattutto se l'idea gli semplifica in qualche modo il lavoro, il loro rapporto col paziente. Quindi no, grosse problematiche, se non di natura burocratica, non abbiamo avuto. Perfetto, dottor Passaretti, io davvero non ho parole per ringraziarla, è stata un'intervista importante, credo, perché ci permette anche di avvicinarci alla tecnologia da un punto di vista diverso. Ovviamente come Focus Sanità affrontiamo il problema dal punto di vista sanitario, ma è normale, insomma, permettere anche a chi ci segue di avere un'informazione completa su quanto disponiamo oggi in Campania. Grazie a voi, grazie ancora per avermi invitato e buon proseguo. Grazie. Buonasera al dottor Passaretti, e ovviamente spero che questa puntata, insomma, vi abbia permesso anche di avvicinarvi un po' al mondo delle tecnologie. Abbiamo visto come in realtà il Covid ci ha allontanato, ci ha costretto ad usufruire di questo ambito che un po' spaventa e che un po' emoziona. Allo stesso tempo, insomma, avere la possibilità di utilizzare un'applicazione che sia intuitiva e che ci permetta anche di avvicinarci al mondo ospedaliero, sentirci protetti, ma soprattutto ascoltati, grazie, insomma, alle Improved Communication e all'Argo Digital Care, rappresenta sicuramente un passo in avanti. Io, come sempre, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata. Buonasera.